Ciao ragazzi, Ciao. oggi parleremo del prodotto perfetto, però attenzione, forse vi aspettate delle belle notizie da noi sul fatto come trovare il prodotto perfetto, invece abbiamo una novità un po' negativa per voi, ossia Mattia. Non esiste il prodotto perfetto, perché è inutile perdere mesi a cercare un prodotto che sostanzialmente non esiste. Devi buttarti la prima cosa. È una cosa fondamentale, devi stabilire inizialmente una deadline, cioè entro tot giorni, entro 10 giorni di ricerca devo aver trovato il prodotto. Comunque devo aver avuto una serie di idee, scriverti le 10-15 idee che ti vengono, analizzare e poi scremare queste idee. Tra queste dovrai scegliere. Non è un prodotto perfetto, va bene lo stesso. Inizia, l'importante è iniziare, tu farsi una certa nicchia e poi piano piano crescere, imparare come funziona il canale Amazon, imparare come scegliere al meglio il tuo prodotto e poi alla fine vedrai che se non è il primo, è il secondo o il terzo prodotto che farai, magari effettivamente sceglierai un ottimo prodotto che ti dà nella tua nicchia degli ottimi profitti e delle ottime marginalità, giusto Vadim? Quello che dovete evitare, ragazzi, è quello di diventare dei teorici, ok? I teorici, chi sono i teorici? I teorici sono quelle persone che condividono le loro opinioni su Amazon, sulla vendita su Amazon, sanno tutte le teorie, hanno visto 1000 corsi, però non hanno mai venduto un prodotto, ok? Non hanno mai venduto un'unità. Quelli sono i teorici, voi dovete essere i pratici. I pratici sono quelli che fanno. Sono quelli che prendono un prodotto che ha comunque le caratteristiche, ha un po' di marginalità, vi sembra buono in quel momento lì e vi buttate. Cominciate a fare, cominciate a costruire le pagine prodotto, cominciate a vedere le prime vendite. Nel fare questo, la cosa bella è che piano piano comincerete a capire quali sono le caratteristiche dei prodotti top. E come lo capirete? Lo capirete facendo, lo capirete vedendo i difetti del prodotto che avete, lo capirete vedendo i pregi magari degli altri prodotti e comincerete a farvi un'idea, però solo in quel modo riuscirete poi a fare il passo successivo e a selezionare dei prodotti con caratteristiche migliori. Anche perché c'è un altro problema poi, il prodotto troppo perfetto, quello che ha alta marginalità, che diciamo è un prodotto ciclico per esempio, che pesa poco, che è facile da trasportare, che non è fragile, eccetera, eccetera, eccetera. È un prodotto che attirerà un sacco di concorrenza. Quindi il concetto fondamentale che dovete ricordarvi è che il vostro fatturato non sarà fatto da un prodotto e nemmeno da due. Certo, avrete dei prodotti che vendono più degli altri, ma il vostro fatturato sarà fatto da una serie di prodotti Esatto. che vendono ognuno con i suoi volumi e complessivamente creano i volumi di vendita e il vostro fatturato e il vostro profitto. Quindi ragazzi, questo video veramente l'abbiamo fatto per dirvi, iniziate a fare, mettetevi una deadline, come ha detto Esatto. Mattia, un giorno di scadenza, oltre al quale non andate più a ricercare, ma cominciate a fare, perché solo in quel modo lì riuscite veramente a imparare e poi a migliorare sempre di più il vostro catalogo prodotti. Cosa aggiungeresti, Mattia, a questo messaggio? Sì, aggiungerei il fatto che lo studio è assolutamente necessario, ma quando si ha una panoramica complessiva del sistema si deve agire e poi nel momento in cui si agisce i concetti astratti, i concetti sostanzialmente teorici, anche che io e Vadim vi diciamo, vi sembreranno molto più, vi sembreranno diversi nel momento in cui fate. Capirete per esempio alcuni aspetti che prima guardando i nostri video non avete capito o ad esempio alcune sfumature che prima non avete colto che invece dopo facendo le potete cogliere. Quindi ragazzi, commentate sotto questo video e scrivete se anche voi siete delle persone che hanno comunque sono buttate, se avete trovato delle difficoltà e se effettivamente avete imparato tanto dai prodotti che avete venduto e condividete con noi le vostre opinioni e le vostre esperienze. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao Ciao! ciao! Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al canale e se vuoi interagire con noi, clicca il tasto qui sotto e iscriviti al nostro gruppo riservato. Ciao, al Ciao! prossimo video!